Questo termine è applicato allo stile semplice e intimo dell'arte e della decorazione di interni in voga nell'Ottocento. Il nome deriva da un personaggio inventato, un poeta involontariamente comico chiamato Gottlieb Biedermeier, che negli anni 50 dell'Ottocento fu un collaboratore del giornale satirico di Monaco di Baviera Fogli Volanti. Bieder significa semplice o solido e Meyer è un cognome comune, come Smith in Inghilterra o Rossi in Italia, per cui questo personaggio doveva rappresentare l'incarnazione dei valori convenzionali borghesi. Molto in voga tra la borghesia tedesca e austriaca, questo stile viene spesso definito di genere romantico, ma non è proprio corretto. Spitzweg e Waldmüller sono tra i pittori che meglio esemplificano questo stile. Talvolta il termine è usato anche per definire l'opera di artisti di altri paesi, per esempio Kopke in Danimarca. Lo stile Biedermeier va all'incirca dal 1815, la fine delle guerre napoleoniche, al 1848, l'anno delle rivoluzioni. Questo stile si diffuse nella Germania del Sud e in Austria. Quando si iniziò ad applicare questo termine alle arti visive, fu con una connotazione negativa che implicava sentimentalismo e provincialismo, ma in seguito questa parola divenne espressione di valori più positivi, come comfort, artigianalità e un fascino ostentato. La pittura Biedermeier raffigura la vita quotidiana con soggetti come ritratti e nature morte, in opposizione alla magniloquenza del neoclassicismo e del romanticismo. Se il video ti è piaciuto, metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!